Aldo Moro le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, la rimessa da Cristo di parlare al mondo. Un merito anche di essere sopravvissuto per il potere. Noi non negozieremo con l'OLP, né riconosceremo l'OLP. La verità è che devi imparare fin dall'inizio a scendere a patti con il diavolo. È l'unico modo per scoprire cosa ha in testa il tuo nemico. Quando Ali Hassan aveva 21 anni, un indovino gli disse: sarai un leader, sarai un uomo molto importante. A un certo punto però verrai assassinato. Noi avevamo solo mitra e pistole, mentre gli israeliani avevano di tutto, ci bombardavano ogni giorno. Ecco perché nacque Settembre Nero. Avevamo dato istruzioni ai nostri uomini di non uccidere nessuno. Purtroppo non andò così. Era un segnale molto forte. Eppure all'epoca non ci siamo resi conto di quanto potesse crescere quell'ondata di terrorismo. E invece il terrorismo insanguinerà per molti anni ancora i rapporti tra arabi e israeliani. Ma se nelle dichiarazioni ufficiali per molti anni l'America e la CIA hanno dichiarato di considerare i palestinesi un nemico da combattere, in realtà dietro le quinte si è svolta una lunga trattativa, rapporti e legami inconfessabili che per decenni hanno legato Washington, il principale e più potente alleato di Gerusalemme, al nemico arabo. Una storia incredibile che oggi è possibile ricostruire con la voce dei diretti protagonisti dell'una e dell'altra parte. Un vero e proprio patto con il diavolo che inizia quando l'America si sceglie come interlocutore per il Medio Oriente Hassan Salameh, il principe rosso. La famiglia Salameh è originaria di Kula, un piccolo villaggio della Cisgiordania. Hassan, il padre, è stato un leggendario guerrigliero caduto in combattimento nella guerra del 1948, poco prima della proclamazione dello Stato di Israele. Il giovane Ali Hassan frequenta costose scuole straniere, prima al Cairo, poi in Germania Ovest e infine in Svizzera. Salameh conduce una vita agiata e trova lavoro in Kuwait. Alla causa palestinese, per il momento, sembra preferire il lusso dell'Occidente. Nel 1967, tuttavia, nella guerra dei sei giorni, Israele ottiene una schiacciante vittoria sugli stati arabi. A quel punto Salameh non ha scelta. La posta in gioco è l'onore della sua famiglia. Ali Hassan entra in Al-Fatah, l'organizzazione di guerriglieri formata da Yasser Arafat. Un militante di Al-Fatah, il nostro parente, Abu Saleh, gli disse: tu sei figlio di Hassan Salameh, non puoi non far parte di Al-Fatah. Devi entrare per forza in Al-Fatah. Ali Hassan viene mandato al Cairo per un corso di addestramento di 6 settimane tenuto dai servizi segreti egiziani. A frequentare il corso, oltre a Salameh, è anche Abu Daoud, il leader di Settembre Nero, una delle frange palestinesi più violente e estremiste. Ricercato dalle polizie di mezzo mondo, Daoud è oggi in Siria e racconta la sua verità. Io avrei dovuto organizzare i servizi segreti palestinesi, sia per lo spionaggio che per il controspionaggio. Un
Noi avevamo solo mitra e pistole, mentre gli israeliani avevano di tutto e ci bombardavano ogni giorno. Ecco perché nacque Settembre Nero. Salamè viene invitato al quartier generale dell'OLP a Beirut. Nella stessa città vivono anche sua madre e sua sorella, appena adolescente. Ali Hassan era tenero, affettuoso, era sempre molto carino con me. Sorrideva sempre. Gli piaceva comprarmi le cose, cioccolatini, dischi di Elvis Presley. Elvis mi piaceva tantissimo, e anche a lui. Yasser Arafat si accorge subito che Salamè ha fascino, talento e attitudini al comando. Gli affida perciò il compito di organizzare e dirigere le sue guardie del corpo. Nasce la Forza 17, un corpo scelto che prende il nome dall'interno telefonico di Salamè nella sede di Al-Fatah a Beirut. Quando Ali Hassan aveva 21 anni, un indovino gli disse: diventerai un uomo molto importante, sarai un leader e avrai dei figli maschi, non femmine. Sarai un uomo molto importante. A un certo punto però verrai assassinato, sarai ucciso. Tu non morirai di morte naturale. Questo mi disse. Ma chi poteva credere a un indovino? Sebbene si dichiari un profugo, Salamè continua a condurre una vita agiata. Ben presto viene soprannominato il Principe Rosso, non solo per le sue idee politiche, ma anche per la sua vicinanza con il re Arafat e l'amore per il lusso e l'ostentazione. Salamè indossa camicie di raso, scarpe fatte su misura in Italia e abiti confezionati per lui in Savile Row a Londra. Cintura nera di karate, ha un debole per le macchine sportive. Beve whisky di Malto e ha fama di donnaiolo. Salamè era un uomo molto affascinante. Sembrava un divo del cinema. Era affabile, una persona decisamente gradevole. Era uno che amava molto la vita. Ma questo uomo affascinante che ama i piaceri della vita ha anche un altro volto. Salamè addestra gli uomini del suo reparto scelto nell'arte di uccidere. Progetta numerosi attacchi spietati e insieme ad Abu Daoud è ai vertici dell'organizzazione terroristica Settembre Nero. Da una parte Settembre Nero, dall'altra gli Stati Uniti. Il presidente Nixon ordina alla CIA di proteggere la vita e gli interessi degli americani in tutto il mondo. La questione palestinese dunque va risolta una volta per tutte. La CIA allora decide di infiltrare nell'OLP un agente che parla correttamente l'arabo. E anche per i successori di Nixon, quella talpa diventerà un canale diretto di colloquio con i terroristi. Conoscevo Ames. Era un agente della CIA. È una persona davvero eccezionale. Sapeva muoversi con l'abilità che ha solo chi è abituato ad operare in ambiti così segreti. In quel periodo Ames era una delle pochissime persone degli apparati governativi degli Stati Uniti che avesse una grande conoscenza del Medio Oriente, dei governi arabi e delle varie correnti politiche della regione. Ames cercava di capire cosa passasse in testa a quelle persone. E riteneva che la cosa migliore per lui fosse dialogarci. Intanto, nella sanguinosa guerra civile che divampa in Libano, Yasser Arafat si trova in una situazione sempre più difficile. Alla fine si rende conto che l'unica soluzione è cercare un dialogo con il diavolo, ovvero il grande protettore di Israele, gli Stati Uniti. Da politico ambizioso qual era, Arafat capiva che doveva disporre di un contatto con il paese più potente del mondo. Ali Hassan Salamè
riceve il delicatissimo compito di avviare il primo contatto segreto con gli americani. Per prima cosa, Salamè era molto vicino ad Arafat e gli americani avrebbero gradito una figura così vicina ad Arafat. Quei contatti erano autorizzati e diretti dal presidente degli Stati Uniti in persona. Era un modo per il presidente, per numerosi presidenti, di tenere aperto un canale con l'OLP, un contatto con loro, senza ammettere pubblicamente di avere rapporti con i palestinesi. È sempre stato fatto tutto clandestinamente, in modo che, qualora fosse trapelato qualcosa, fosse possibile smentire tutto e non creare alcun imbarazzo alla Casa Bianca. Il ruolo della CIA era questo, mantenere quei contatti. Seppi che Ali Hassan si incontrava con degli americani. L'avevo sentito dire, ma non me l'aveva detto lui. Lui non parlava mai di queste cose. Ames e Salamè si incontrano in un piccolo albergo sulla Corniche di Beirut. Entrambi entrano dal retro. Ames chiede a Salamè di portare ad Arafat un messaggio della Casa Bianca. Lei afferma che a Washington nessuno è disposto ad ascoltarla. Ebbene, questa è la sua occasione. Attraverso il signor Ames, lei parlerà direttamente con il presidente degli Stati Uniti. Ad Arafat veniva offerto un canale per comunicare le proprie posizioni ai massimi livelli del governo degli Stati Uniti e nello stesso tempo il governo americano apriva un canale con i palestinesi, grazie al quale sarebbe stato possibile cercare di modificare il loro atteggiamento, di favorire posizioni più moderate all'interno dell'OLP e far sì che la volontà di creare uno Stato palestinese non significasse per forza la distruzione dello Stato di Israele. Nel corso degli anni, questo canale fu utilizzato per compiere passi diplomatici di questo genere e, tutto sommato, credo che furono abbastanza efficaci nel moderare il comportamento dei palestinesi e soprattutto l'evoluzione stessa dell'OLP. Ma pochi mesi dopo, il Principe Rosso viene accusato di essere la mente di una delle azioni terroristiche più clamorose e tragiche mai compiute in Europa. È il 1972 a Monaco, si stanno per aprire i giochi olimpici, Olimpiadi, per la Germania devono essere di pace e di riconciliazione. Ma quando l'OLP chiede di inviare una squadra di atleti che rappresenti i palestinesi, la richiesta viene respinta. Leggemmo sui giornali che ci sarebbe stata una nutrita delegazione israeliana, mentre ai palestinesi veniva negata la possibilità di partecipare. Decidemmo perciò di prendere in ostaggio gli atleti israeliani e chiedere in cambio la liberazione di tutti i nostri compagni detenuti in Israele. All'alba del 5 settembre 1972, nella quiete del villaggio olimpico di Monaco, 8 palestinesi scavalcano le recinzioni e prendono d'assalto gli alloggi degli atleti israeliani. Abu Daoud segue i suoi uomini fino al perimetro del villaggio olimpico. Avevamo dato istruzioni ai nostri uomini di non uccidere nessuno, di non rimanere lì per più di 24 ore e poi di partire verso un paese arabo. Purtroppo non andò così. I terroristi uccidono 2 atleti israeliani e ne prendono altri 9 in ostaggio. Il blitz della polizia tedesca si risolve in un bagno di sangue. Restano uccisi tutti gli ostaggi e 5 degli 8 terroristi. Golda Meir, primo ministro di Israele, giura vendetta. Tutti i terroristi dovranno essere stanati e uccisi, a cominciare da Salamè, l'istigatore della strage di Monaco. Ma nonostante Salamè sia accusato di un atto così efferato che tutto il mondo condanna, la CIA continua a collaborare con lui. Salamè era l'interlocutore della CIA. Se volevamo mantenere aperto quel canale, dovevamo parlare con lui. Per gli Stati Uniti continuare a collaborare con il terrorista Salamè è dunque inevitabile. A confermarlo è anche Anthony Kordsman, ex analista capo dell'intelligence del Pentagono.
Nell'antiterrorismo, quando si ha a che fare con organizzazioni violente, l'intelligence deve poter infiltrare quelle organizzazioni. Ed è molto difficile che gli informatori siano tutti Giovanna d'Arco o Sant'Agostino. Se si vuole mantenere lo Stato di diritto, se si vogliono proteggere gli innocenti, se si vuole comprendere le forze che determinano gli estremismi violenti e il terrorismo, l'unico modo è questo. Quando si cerca di tutelare gli innocenti, bisogna anche essere disposti a scendere a patti col diavolo. Sì. Estate 1973. Agenti israeliani a Beirut riferiscono a Gerusalemme che i rapporti tra Salameh e la CIA stanno diventando pericolosamente stretti. Gli israeliani vennero da noi e in sostanza ci dissero: riteniamo che Ali Hassan Salameh lavori per gli Stati Uniti, che sia sul vostro libro paga. Se questo fosse vero, lo lasceremo in pace. Se invece non fosse così, allora lo uccideremo in quanto responsabile dell'attacco di Settembre Nero a Monaco. Non è il tipo di domanda a cui negli ambienti dell'intelligence di solito si risponda. Noi quindi non confermammo né smentimmo che Salameh lavorasse per noi. Autunno 1973. Il Mossad pensa di aver scovato Salameh a Lillehammer, in Norvegia, dove lavorerebbe come cameriere sotto falsa identità. Gli agenti israeliani uccidono il loro bersaglio per strada. L'uomo muore tra le braccia della moglie norvegese incinta. Ma il Mossad ha preso un clamoroso abbaglio. La vittima, in realtà, è un immigrato marocchino. Gli agenti israeliani vengono arrestati e chiusi in prigione. Poco dopo l'omicidio di Lillehammer, Salameh sposa Miss Universo del Libano, detta la donna più bella del mondo. Georgina Risk, un'amica personale di Jimmy Carter, futuro presidente degli Stati Uniti. Jimmy Carter, una conoscenza che presto anche Salameh potrà vantare. New York, novembre 1974. Salameh è con Yasser Arafat, pochi minuti prima che il leader palestinese pronunci il famoso discorso del fucile e del ramoscello d'ulivo alle Nazioni Unite. Alcune settimane prima dell'arrivo di Arafat negli Stati Uniti, all'hotel Waldorf Astoria di New York si è tenuta una riunione segreta. Salameh e Robert Ames hanno concordato un patto tra gli Stati Uniti e l'OLP. I palestinesi promettono di proteggere gli interessi americani in Libano e di informare gli Stati Uniti di futuri atti di terrorismo. Gli Stati Uniti, in cambio, non bloccheranno lo storico discorso di Arafat all'Assemblea Generale dell'ONU. L'OLP è riuscita finalmente nel suo intento. Ora il mondo la riconosce come legittima rappresentante del popolo palestinese. In sostanza, il patto prevedeva che l'OLP avrebbe garantito la sicurezza dell'ambasciata americana evitando atti ostili. Nel 1974 decidemmo di porre fine a tutte le attività di Settembre Nero. L'OLP proteggeva la comunità americana e i suoi interessi. Finché attraverso la CIA sono stati mantenuti i rapporti tra l'OLP e il nostro governo, nessun americano è stato ucciso. L'OLP ha informato la nostra intelligence di eventuali azioni contro di noi e fino a che quel canale è stato aperto, non abbiamo perso neanche un uomo. La CIA, da parte sua, fornisce a Salameh informazioni sugli attacchi previsti contro Arafat e l'OLP.
Nella metà degli anni 70, quando lavoravo nel governo e avevo accesso ad alcune informative dell'intelligence, cominciamo a ricevere dall'OLP informazioni di altissimo livello. Io ho sempre pensato che provenissero da Salamè. Robert Ames lo conosceva, aveva stabilito con lui un rapporto di natura professionale. Insomma, penso che alla fine fosse riuscito a reclutarlo. Poi, ad un certo punto, la CIA chiese a Salamè di andare negli Stati Uniti. Never look for trouble, but I never ran. 1976. La CIA dimostra la sua gratitudine a Salamè, invitandolo a visitare in gran segreto il suo quartier generale a Langley, in Virginia. Ora a capo della CIA c'è George Bush padre. Salamè arriva in Virginia accompagnato dalla moglie, Miss Universo. La CIA regala al terrorista una favolosa luna di miele. Prima alle Hawaii e poi a Disneyland. Salamè si innamora della way of life americana. Sebbene fosse stato molto attivo come terrorista, Salamè si era convinto che quella strada non avrebbe portato a nulla. Nel profondo del suo cuore era diventato un sostenitore di un negoziato per la pace. Tuttavia, già nel 1975, un anno prima del viaggio di Salamè in America, Israele ha chiesto e ricevuto assicurazioni dal segretario di Stato Henry Kissinger che gli Stati Uniti non avrebbero mai considerato l'OLP come un interlocutore. E anche Jimmy Carter, allorché diviene il nuovo presidente degli Stati Uniti, giura di tener fede a questa promessa. Noi non negozieremo con l'OLP, né riconosceremo l'OLP. Eppure, attraverso la CIA, Carter intensifica i contatti segreti sia con Salamè che con l'OLP. Non c'è stata sorpresa più gradita del constatare il grado di competenza e di professionalità della CIA e delle altre agenzie di intelligence. Una delle cose più soddisfacenti a questo riguardo è che quando ho bisogno di informazioni in tempi brevissimi ricevo tutto all'istante. Carter inoltre chiede a Landrum Bolling, pastore quacchero e amico di Salamè, di aprire un ulteriore canale di comunicazione con Arafat. Il presidente Carter mi chiese di recapitare alcuni messaggi ad Arafat, di chiedergli determinate cose. Io feci una serie di viaggi a Beirut, appositamente per vederlo e cercare di ottenere determinate assicurazioni in base alle quali avviare un dialogo. Gli Stati Uniti fanno il doppio gioco. Quando l'ambasciatore americano all'ONU, Andrew Young, ha un breve incontro informale con l'osservatore dell'OLP alle Nazioni Unite, di fronte alla protesta formale di Israele, Carter immediatamente licenzia Young. Contemporaneamente, però, Carter continua a curare i contatti con Arafat, sia attraverso Salamè che attraverso Bolling, al quale viene ordinato di consegnare, con la massima discrezione, le sue informative alla moglie del presidente americano. Andavo alla Casa Bianca e consegnavo il rapporto alla signora Carter, che lo passava al presidente. Poi ricevevo una fotocopia del mio documento con i commenti scritti dal presidente. Era così che comunicavamo. Washington, insomma, fa il doppio gioco. Se ufficialmente la Casa Bianca è la più potente amica di Israele, i contatti segreti con Salamè e con i palestinesi continuano. Ma d'altra parte continuano anche gli attacchi terroristici dei palestinesi. Il governo di Gerusalemme non solo rifiuta di riconoscere l'OLP, ma prende una decisione netta. Il principe rosso deve essere eliminato. Beirut, 1979. All'alba, due sommozzatori si tuffano da una nave israeliana ancorata davanti alla costa libanese. Benché trasportino un carico pesante, raggiungono a nuoto una spiaggia deserta. La notte del 22 gennaio, un maggiolino Volkswagen giallo viene parcheggiato nei pressi dell'appartamento in cui abita Salamè. Il giorno dopo, alle 4 meno un quarto del pomeriggio, Ali Hassan Salamè saluta la moglie e il figlio prima di andare alla festa di compleanno della nipotina Dima. Uscendo di casa, Salamè deve passare accanto al maggiolino parcheggiato. No
Stavo vestendo mia figlia per la festa di compleanno. Doveva venire anche mio fratello. Avevamo preparato anche la cinepresa. Poi ho sentito un'esplosione. Pensavo che ci stessero bombardando dall'altra parte della città. Sono uscita sul balcone. Qualcuno in casa mi disse che per strada c'era del fumo. Andai alla finestra e vidi mio figlio e la mia guardia del corpo che correvano. Accesi la radio e sentii che l'avevano colpito. Non aveva più metà del viso. Un'ambulanza porta Ali Hassan Salameh all'ospedale dell'Università Americana di Beirut. Avevo sempre pensato che fosse immortale. Ero convinta che a mio fratello non potesse capitare niente, perché lui era Abu Hassan. Ali Hassan Salameh, noto anche come Abu Hassan o il Principe Rosso, muore in sala operatoria alle 16.03 del 22 gennaio 1979. L'attentato a Salameh occupa le prime pagine di tutti i giornali del mondo arabo. Al suo funerale partecipano più di 250.000 persone. Abu Hassan viene sepolto tra le sue guardie del corpo personale. Alla cerimonia c'è anche Yasser Arafat. Accanto a lui, Hassan, il figlio maggiore di Salameh, che tiene in mano il fucile del padre. Arafat è sconvolto per la perdita del compagno d'armi. Per Arafat fu un vero shock quando seppe quello che era successo a mio fratello. Mi dissero che le sue parole furono: ho perso il mio braccio destro. Arafat appende la foto di Salameh accanto alla scrivania del suo ufficio di Beirut. Per lui, Salameh era l'erede predestinato. Il leader dell'OLP accusa gli Stati Uniti e in particolare il consigliere di Carter per la sicurezza, Brzezinski, di aver dato via libera a Israele per l'attentato. Dopo lo sfogo di Arafat, Brzezinski mi chiamò e mi disse: Landrum, voglio che tu vada da Arafat e lo convinca a ritrattare quella dichiarazione. Lui sa che non è vero. Sa che avevamo tutti i motivi per volere che Salameh restasse in vita. Non avremmo mai potuto acconsentire alla sua eliminazione. È una follia. Un agente della CIA disse: a Beirut abbiamo perduto un buon amico. All'interno della CIA e in altri ambienti del governo americano erano in molti a pensare che gli israeliani avessero ucciso Salameh di proposito, perché lo consideravano una minaccia per il suo rapporto con gli Stati Uniti. Israele temeva che attraverso questo rapporto con Salameh in qualche modo gli americani si facessero persuadere ad appoggiare la causa palestinese. Gli israeliani consideravano i contatti tra Washington e Salameh una minaccia. Ecco perché l'hanno ucciso, ne sono certo. Giugno 1982, Israele invade il Libano. L'intento è quello di annientare l'OLP e difendere lo Stato ebraico dai continui attacchi dei guerriglieri da nord. Gli israeliani invasero il Libano e cacciarono i palestinesi. Il paradosso è che erano proprio i palestinesi a garantire la sicurezza americana in Libano. E in quel momento tutto il lavoro fatto andò perduto. La collaborazione tra la CIA e i palestinesi dunque si interrompe. Ci vorranno altri 10 anni prima che la CIA e l'OLP possano riallacciare dei contatti. Nel frattempo Arafat è costretto a lasciare il suo quartier generale a Beirut. Il segretario di Stato americano Schultz ha promesso al leader dell'OLP che i soldati americani proteggeranno i campi profughi palestinesi. Eppure nel settembre dell'82 i Marines non muovono un dito quando la milizia cristiana alleata di Israele uccide centinaia di donne e di bambini. È la strage di Sabra e Shatila. Io non mi sento responsabile di quei massacri. Quei massacri sono stati compiuti da un gruppo libanese fatto entrare dagli israeliani. Noi avevamo un accordo in virtù del quale gli israeliani ci avevano assicurato che non avrebbero mai permesso una cosa del genere, cosa che invece non hanno fatto. Sotto questo aspetto ho una posizione molto critica nei confronti di Israele.
In Libano, fino a quel momento, gli americani erano stati considerati una presenza neutrale, non schierata con nessuno dei contendenti della guerra civile. In seguito, però, anche l'America è entrata nella partita, perché dalla nave da guerra New Jersey ha cominciato a bombardare i villaggi sciiti. Gli sciiti lo considerarono un atto di ostilità e di lì a poco iniziarono le rappresaglie. Fino a quando gli Stati Uniti hanno avuto rapporti con l'OLP, il terrorismo è stato relativamente tenuto sotto controllo. Al contrario, dopo che l'OLP viene cacciata dal Libano e gli americani prendono posizione nel conflitto libanese, l'estremismo islamico inizia a rafforzarsi. 18 aprile 1983, un camion imbottito con una tonnellata di esplosivo viene fatto saltare davanti all'ambasciata americana a Beirut. Le vittime sono 63, tra loro anche l'agente della CIA, Robert Haynes. Era un segnale molto forte. Eppure all'epoca non ci siamo resi conto di quanto potesse crescere quell'ondata di terrorismo. Arlington, 13 ottobre 1993. Un autobus porta alcuni agenti della sezione Medio Oriente della CIA in visita al cimitero degli eroi. Gli agenti si dirigono in silenzio verso una tomba. Per la CIA, Robert Haynes è il vero eroe dei nuovi accordi di pace. I contatti segreti tra lui e Salamé hanno spianato la strada al processo di pace. Lo stesso giorno in cui gli agenti rendono omaggio al collega caduto, sul prato della Casa Bianca viene firmato l'accordo di pace tra Israele e OLP. Fu un momento molto importante, una cosa per la quale tutti noi avevamo lavorato molto a lungo. Il primo luglio del 94 Yasser Arafat torna a Gaza da trionfatore. Al suo seguito però c'è un nuovo protagonista della complessa scena medio orientale. Il suo nome è Jabril Rajoub. 5 anni prima Rajoub è stato costretto a lasciare la Palestina, espulso come terrorista dopo 17 anni di carcere. Rajoub è molto diverso dal Principe Rosso. È un'eminenza grigia che non ama né le frivolezze, né il lusso o la mondanità. Ma gli Stati Uniti impareranno a conoscere molto presto le sue doti nascoste. È risaputo che io sia un combattente per la libertà. Combatto gli israeliani da 27 anni. George Shultz si era reso conto che l'assenza di ogni canale di comunicazione tra gli Stati Uniti e la leadership palestinese danneggiava e ostacolava ogni progresso per la pace. Rajoub era la chiave per aprire quella porta. L'accordo di pace prevede che il servizio di sicurezza di Rajoub collabori con Israele e con gli Stati Uniti nella lotta contro chi si oppone alla pace, prima fra tutte l'organizzazione militante islamica Hamas. Rajoub è davanti a un bivio. Deve allo stesso tempo difendere il suo popolo e combatterlo. Quanti considerano la pace un tradimento lanciano la loro sfida. Decine di giovani palestinesi si fanno saltare in aria in autobus affollati di israeliani. I coloni israeliani imbracciano le armi e attaccano i civili palestinesi. L'escalation della violenza è una minaccia per la pace. La CIA, ancora una volta, deve entrare in azione. Dopo 4 attentati in 9 giorni, cominciamo a temere per la stessa sopravvivenza del processo di pace. Arafat ci assicurò che avrebbe fatto tutto quanto fosse stato necessario e noi gli rispondemmo: ci dica quale aiuto le serve, siamo pronti a darglielo. La CIA è scesa in campo per questo. Solo per il problema della sicurezza. E allora il presidente Clinton ordina che la CIA fornisca a Rajoub e ai suoi servizi di sicurezza milioni di dollari.
gli uomini di Rajoub vengono addestrati dalla CIA per la lotta al terrorismo. I risultati non tardano ad arrivare. Tutti gli obiettivi segnalati dalla CIA e da Israele vengono puntualmente colpiti. Adesso nel mirino c'è Hamas. I palestinesi arrestarono tutti i leader, fecero sostituire gran parte degli imam nelle moschee, fu il primo e anche unico sforzo sistematico teso a colpire non solo Hamas come organizzazione, ma anche nelle sue infrastrutture. Decine di attivisti di Hamas vengono uccisi e migliaia imprigionati senza processo. In nome della lotta al terrorismo viene sospesa qualunque garanzia e qualunque rispetto dei diritti umani. Il mondo reale è il mondo reale. Devi entrarci dentro, devi fare perquisizioni e interrogatori con metodi che possono non rispondere agli standard di garanzia di noi occidentali. Tutti noi abbiamo molti nobili obiettivi, ma se questi nobili obiettivi fanno sì che una società più o meno democratica sia in balia della violenza e del terrorismo, allora per proteggere teorici diritti umani di persone colpevoli, stiamo privando persone innocenti dei loro diritti umani. Chi è sospettato di terrorismo non ha più diritti legali. Con l'approvazione degli Stati Uniti, Rajoub e l'autorità palestinese violano sistematicamente i diritti umani. La tortura è diventata una prassi consueta nelle prigioni palestinesi. Tutti i detenuti arrestati dall'autorità palestinese vengono torturati. Ho combattuto per assicurare la stabilità e la sicurezza e favorire così il processo generale di riconciliazione tra noi e gli israeliani. Rajoub viene accusato dal suo stesso popolo di essere un burattino guidato dagli Stati Uniti e da Israele. Si dimentica così che egli, a 15 anni, aveva lanciato una bomba al petrolio contro una pattuglia israeliana e che per questo ha scontato 17 anni di carcere in Israele. Io che ho sofferto non causerò sofferenza al mio popolo. Ma chiunque agirà contro la legge deve essere punito in base alla legge. Agli interrogatori degli oppositori politici condotti dalla polizia segreta di Rajoub partecipano regolarmente agenti della CIA. E anche coloro che conducono gli interrogatori, del resto, sono stati addestrati negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, quei palestinesi hanno seguito un addestramento molto completo, in modo specifico su come condurre e come non condurre un interrogatorio. Gli Stati Uniti decidono di chiudere un occhio sulle violazioni dei diritti umani degli oppositori interni palestinesi. Secondo Dennis Ross, capo dei negoziatori americani, a dettare agli americani la politica da tenere nei confronti di Arafat e Rajoub è Israele. Penso che l'America abbia commesso un errore. Noi tendevamo a seguire le indicazioni israeliane anche più del necessario. Yitzhak Rabin ci diceva: non insistete sui diritti umani, lasciate che si occupi della sicurezza. Ai diritti umani viene anteposta la sicurezza. Ai torturatori viene permesso di tormentare indisturbati le loro vittime, mentre agenti degli Stati Uniti sono di casa nelle prigioni palestinesi. Ma noi siamo partiti da zero. Loro ci hanno aiutato solo ad avere servizi di sicurezza professionali. La CIA ha sempre cercato di fomentare la guerra civile tra i palestinesi, incoraggiando alcuni palestinesi ad attaccare la loro stessa gente, addestrandone altri a smantellare quelle organizzazioni palestinesi che lottavano per l'indipendenza e la libertà del nostro popolo. Poco dopo aver rilasciato questa intervista, il 17 aprile del 2004, Rantisi viene ucciso da un razzo sparato da un elicottero israeliano. Washington e Gerusalemme elogiano Rajoub per la mano pesante usata contro Hamas. Tra il 97 e il 99 la sicurezza palestinese
riesce a sventare centinaia di attacchi suicidi e i servizi segreti americani accolgono l'ex terrorista proprio come era avvenuto negli anni 70 con il Principe Rosso. Direi che si era instaurato un buon rapporto. George Tenet ama sempre stabilire rapporti a livello personale con quelli che incontra e con cui lavora. A lui piace stare con la gente e credo che con Rajub avesse trovato una bella intesa. Avevano legato. Ho incontrato George Tenet molte volte. Andavamo d'amore e d'accordo. Come ho già detto, gli americani premevano con insistenza, con molta decisione, per arrivare ad un accordo. Avevamo riposto, o meglio, il governo americano aveva riposto molta fiducia nel rapporto con Rajub. Poco a poco la CIA fu sempre più coinvolta. La vera portata di quella missione non è mai stata resa pubblica. La rivelazione clamorosa viene da un tassista di Betlemme, Walid Zawahiri, che faceva parte dei reparti speciali di Arafat, dichiara infatti di essere stato addestrato in gran segreto da altri, insieme ad altri 40 palestinesi in una base della CIA in Virginia. Partimmo dalla Palestina per frequentare un corso negli Stati Uniti. Gli americani sono così famosi, li vediamo al cinema, in televisione, dappertutto. Walid porta con sé a questi corsi top secret la sua macchina fotografica tascabile e diversi blocchi per gli appunti. Una cosa che ci sembrò strana fu che ci dissero di non dire che eravamo palestinesi. Fu la prima cosa che ci dissero. Se qualcuno ce l'avesse chiesto, avremmo dovuto dire di essere una squadra di basket della Giordania. Ci portarono in un albergo che si chiamava Holiday Inn. Restammo in quell'albergo per 3 o 4 giorni. Poi ci fecero salire su un autobus coperto e da quell'autobus salimmo direttamente su un elicottero. Stare sull'elicottero era tale quale come stare sull'autobus. Non vedevamo niente di niente. L'elicottero ci portò al campo dove eravamo destinati. Appena entrammo, vedemmo una foto di Bin Laden. Era grande come quella finestra laggiù, circa 1 metro quadrato. Sopra quell'immagine ce n'era un'altra più piccola, che raffigurava una valigia con dentro $1 milione, la somma promessa a chi avesse dato informazioni su Bin Laden. Era strano. Ci chiedevamo se ci avessero portati lì per aiutarli a catturare Bin Laden. Il campo era chiuso, nessuno se ne poteva andare. Ci dissero che per prima cosa dovevamo dimenticare tutto quello che avevamo imparato in Palestina. Imparerete tecniche pensate e studiate dagli americani che poi dovrete mettere in pratica sotto il comando americano. Ogni giorno facevamo esercitazioni di tiro. Ogni giorno ricevevamo una scatola intera di munizioni. Riempivamo il caricatore così spesso che alla fine ci facevano male le dita. Non dovevamo mai sparare 2 volte di seguito, sempre un colpo alla volta. Per il bersaglio o il terrorista non dovevano servire 2 colpi. Dovevamo mirare solo alla testa. Nella testa di un bersaglio io piazzai 5 proiettili nello stesso foro. Passarono tutti per lo stesso foro. Il corpo d'élite di Betlemme viene invitato ad una serie di cocktail con alti dirigenti della CIA. Walid scatta alcune foto di istruttori della CIA che si intrattengono con le reclute arabe. In cambio di informazioni o dell'eliminazione di qualcuno che consideravano un terrorista, erano disposti a darci tutto quello che chiedevamo. Ai palestinesi viene data l'opportunità di mescolarsi ai turisti, girare filmini, visitare la Casa Bianca e farsi fotografare sulla gradinata del Congresso.
Gli agenti palestinesi sono liberi di muoversi a proprio piacimento nelle immediate vicinanze del cuore della prima potenza mondiale. A nessuno viene in mente che potrebbero essere pericolosi terroristi. Ben presto, però, la verità viene a galla. L'addestramento americano per creare un servizio di sicurezza efficiente quanto spietato innesca una nuova escalation di violenze. Il potente apparato di sicurezza di Jibril Rajoub viene percepito dal suo stesso popolo come un nemico. Studenti palestinesi sfidano la polizia palestinese. Alla fine Rajoub si rende conto di avere un problema. La sicurezza non funzionerà mai senza un ombrello politico. Se non si dà speranza al popolo, se non si lavora per una soluzione politica, la sicurezza fine a se stessa non porta a nulla. Oggi persino i negoziatori americani fanno autocritica. Il capo della delegazione dei negoziatori, Dennis Ross, lamenta che gli Stati Uniti non abbiano concentrato gli sforzi sulla costruzione di istituzioni palestinesi democratiche, lasciando invece carta bianca alla dittatura di Arafat nell'annientamento di ogni opposizione. Avremmo dovuto agevolare la creazione di veri tribunali, la formazione di veri giudici, la promulgazione di vere leggi. Avremmo dovuto creare trasparenza e responsabilità. Questo è ciò che avremmo dovuto fare e che non abbiamo fatto. Il secondo mandato presidenziale di Clinton sta volgendo al termine. A Camp David nell'estate del 2000 si tiene un incontro decisivo, ma il negoziato va in fumo. Il fallimento segna la fine del processo di pace. La tensione politica raggiunge un nuovo punto critico quando Ariel Sharon, futuro primo ministro israeliano, visita la montagna del Tempio, l'Haram al-Sharif, sacro ai musulmani. Io l'avevo detto il giorno prima di quella visita. Se Sharon salirà ad Al-Aqsa, non ci sarà più nessuna collaborazione tra i servizi di sicurezza israeliani e palestinesi. E credo che questo produrrà un terremoto e sprofonderà l'intera regione in una spirale di violenza. Settembre 2000, esplode l'intifada di Al-Aqsa. Pochi mesi dopo, il nuovo presidente americano, George Bush figlio, accusa Arafat di non essere riuscito a fermare i terroristi. Ma ad Arafat e Rajoub verrà concessa un'altra inaspettata opportunità. Una inaspettata opportunità. Cinque giorni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, il capo stazione della CIA Tel Aviv contatta Rajoub e gli fa un'offerta incredibile. Il presidente Bush chiede ai palestinesi di collaborare con la Casa Bianca nella lotta al terrorismo. Rajoub accetta. Ho cercato di mettermi in contatto con gli uomini della CIA. A quanto ho capito, non erano riusciti a convincere gli israeliani a smettere di attaccare e distruggere il nostro quartier generale. A Gerusalemme, Ariel Sharon considera una minaccia questa nuova collaborazione tra Stati Uniti e palestinesi. Nell'aprile del 2002, Sharon ordina all'esercito israeliano di colpire il quartier generale di Rajoub a Ramallah. Secondo Gerusalemme, Rajoub nasconderebbe terroristi islamici. Nell'attacco israeliano viene distrutto l'archivio segreto dei servizi di sicurezza sui gruppi terroristici palestinesi. Informazioni meticolose raccolte su sospetti terroristi finiscono così in fumo. Mi è sembrato uno spreco, un vero spreco. Una mossa assolutamente controproducente. Sharon ha delle ottime ragioni per volersi sbarazzare del capo della sicurezza palestinese. Un apparato di sicurezza palestinese ubbidiente ed efficiente sarebbe infatti preziosissimo per Washington, non ultimo per infiltrare altri movimenti estremisti del mondo arabo. Rajoub rischia insomma di diventare un pericoloso concorrente di Israele come interlocutore privilegiato di Washington,
proprio come lo era stato a suo tempo Ali Hassan Salamè, che non a caso gli israeliani hanno eliminato. Da un giorno all'altro Rajoub perde tutto. Il pupillo dell'America vede i propri sogni andare in frantumi. La CIA fu molto contrariata. George Tenet fu molto contrariato da questa cosa, perché la CIA aveva investito molto nell'addestramento, nella creazione di buoni rapporti con tante figure chiave che si erano mostrate ben disposte nei nostri confronti e che ci passavano informazioni di prima qualità su imminenti attacchi terroristici. La CIA faceva quello che doveva fare. Poi è arrivato Ariel Sharon e ha distrutto tutto, spinto solo dalla sua ostilità personale verso Arafat. Tutto il lavoro fatto era andato distrutto. Tutto è andato in fumo, accecati dall'odio, gli uomini di Rajoub addestrati dalla CIA in America si uniscono proprio a quegli estremisti che dovevano combattere. Adesso i nemici sono di nuovo Israele e gli Stati Uniti e la spirale dell'odio sembra ancora una volta non dover avere mai fine. Noi non addestravamo terroristi, addestravamo del personale a combattere i terroristi. Poi alcuni hanno disertato e sono entrati nella brigata martiri di Al-Aqsa. Sì, si può dire che abbiamo contribuito all'insicurezza, non alla sicurezza. Sotto la presidenza Clinton, la CIA ha allevato un capo della sicurezza palestinese amico di Washington. Il nuovo presidente, Bush figlio, dà invece via libera ad Israele perché annienti i palestinesi amici degli Stati Uniti. A Rajoub non resta che condannare il suo alleato di un tempo. Non credo che l'amministrazione Bush abbia assunto una posizione equa e onesta rispetto a questo conflitto. L'America ha deciso di sostenere e proteggere il peggior terrorismo che esista, l'occupazione israeliana. Dobbiamo riconoscere con onestà gli errori che abbiamo commesso. Se non siamo in grado di riconoscerli, come pensiamo di imparare qualcosa? Come possiamo dar vita a un futuro diverso se non riusciamo a capire dove abbiamo sbagliato in passato? A 40 anni dai primi contatti segreti tra gli agenti Salamè e Ames, il dialogo è stato soppiantato dalla guerra al terrorismo. Invece di scendere a patti con il diavolo, l'amministrazione americana è convinta di poterlo uccidere. Non puoi pensare di sconfiggere il terrorismo dicendo «uccidiamoli tutti, così scomparirà». Non funziona così. Ne arriveranno altri, alcuni con Al-Qaeda, altri con Hamas e con la Jihad Islamica Palestinese. E scorrerà ancora altro sangue. Dopo la morte di Yasser Arafat, gli Stati Uniti promettono ai servizi di sicurezza palestinesi altri milioni di dollari per la guerra contro l'estremismo islamico. Washington si aspetta che il nuovo presidente palestinese prosegua il lavoro iniziato da Arafat e Rajoub, disarmare i militanti islamici. Gli agenti palestinesi e americani che operano nella regione sono concordi. Nessuna pace duratura sarà mai possibile fino a quando ognuna delle due parti non ricomincerà a scendere a patti con il diavolo. La verità è che devi imparare fin dall'inizio a scendere a patti con il diavolo. Se non fai così, non saprai mai cosa ha in mente il diavolo.